Che strano, eh? Che sei qui. Cioè, è incredibile come in ogni video ci sia Salem. Cioè, voi non lo vedete? Perché il mio gattolone vive sulla mia scrivania qua di fianco e lui c'è sempre. È sempre con la mami. Dai, vai al tuo posticino. E buongiorno, mie amate bussole paperotte gamers del mio cuore. Come state? Io sto bene, spero che voi stiate... Ah, mi sto mangiando i peli. E spero che voi stiate bene. Oggi cambiamo gioco. Ho la stanza un po' in disordine, vabbè, fa niente. Oggi cambiamo gioco perché in tanti video che vi chiedo qualche altro gioco di Roblox da consigliarmi, mi avete chiesto in tanti di giocare a questo gioco qui, Pet Simulator, che tra l'altro sto vedendo che ha 122.000 persone online, contando che Adobe Me ne ha, non ve lo fa vedere, comunque ne avrà 200.000. Sono tantissime 122.000. Io stavo aspettando di giocare con Franci, ma poi ho visto che Franci ci ha fatto il gameplay e quindi posso iniziare a giocare da sola. E non so niente, non so come funzioni, non so che cosa sia. So che tanti di voi giocano e quindi lo provo. Magari farà schifo, magari sarà bellissimo, non lo so, perché vorrei delle alternative ad Adobe Me. Vero che io sto giocando anche a The Sims, sto giocando a Brookhaven, sto facendo un po' di minigiochi generici, ma mi piacerebbe trovare un gioco che sia proprio un'alternativa ad Adobe Me, in maniera tale da suddividere bene il canale. Quindi siamo pronti per iniziare, premiamo su Pet Simulator e vediamo che gioco è. Colleziona soldi per comprare le... Ah, ma questa qua è la grafica. Ah, ok, non mi fa impazzire. Vabbè, colleziona soldi per comprare le uova, schiudi leggendari, pet come l'unicorno e il drago, ma una copia di Adobe Me. Colleziona, fai trade. Vabbè, proviamoci, ragazzi. Proviamoci. Mi sa di brutta copia, ma magari mi sbaglio. È ancora più carina, non lo so. Però mi sa di brutta copia di Adobe Me. Ok, saltiamo. Non so, skippiamo. Non sappiamo che cosa skippiamo, ma noi skippiamo. Oggi ho i capelli legati e non li legavo da ormai un anno, da quando me li sono tagliati. Quindi mi trovo stranissima. Spawn World. Ok, quindi spawniamo. Con quale pet vogliamo iniziare? Un gatto, un cane o un coniglio rosa? Io direi un coniglio rosa. Che carino, pick, prendiamolo. Dai il tuo nickname, Dexter. Ah, questo qua è randomico. Zoe, Jax, Lola. Lola è il coniglio Lola Bunny, mi piace. Mi sa che mi ha già trovato qualche fan. Stefano mi sa che mi ha già trovato perché vedo richiesta amicizia manetta. Allora, vediamo un po' come funziona questo mondo. Tutto qui, così semplice. Capiamo perché io non so assolutamente niente. Queste qua sono le uova bloccate. Locked, 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 locked. Ah, questi qua forse sono i pet che puoi trovare? Non lo so. Questo qua è il mio coniglietto. Lola, posso fare qualcosa? No, non posso interagire col mio pet. Se voi ci giocate, scrivetemi nei commenti che cosa posso fare, eh. Eccoci qui. 300 soldini, io quanti soldini ho? Zero, wow. Il 28% esce un cane, un gatto o il coniglio. Il 14% un coniglio bianco, il 3% che sarebbe tipo il leggendario, il panda. Invece con l'uovo da 1000, 38% la mucca, 38% il maiale, 15% il pollo, 8% il pulcino e solo 0,23, boh, lo chiamiamolo il Lego. E poi questi qua cosa sono? 2,7 mila? Ah, fatte d'oro, ok, sono questi pet qua ma fatti d'oro. E da 9K sono questi qua fatti d'oro. Wow, ma come faccio i soldi io? Praticamente, andiamo un po' a vedere. Qua c'è un pet abbandonato. Sabri, posso una foto? Certo, non ho capito come raccolgo i foto. I soldi, aspetta che faccio la foto con i fan. Ah, ok. Praticamente io premo qua sopra e il mio pet fa qualcosa. Ah, va a raccogliere i soldini. Cioè... Ok, ah, vedete, 5. I diamanti non so che cosa possano servire. Comunque il mio pet sta prendendo i soldini. Se la divisi col pet di... Non, di questo qua, di sono... Stefano. Vabbè, lasciamogli prendere i soldini e capiamo come funziona. Quindi, vediamo. Qua c'è una porta, ma non posso entrarci. Qua c'è un'altra porta, ma non posso entrarci. Immagino che sia così con tutte le porte. Il mio pet... Ma forse devo andare poi a raccoglierli i soldi? Perché vedo che il mio pet fa cose. Ah, ma devo andargli sopra, attorno. Ah, quindi non posso abbandonarlo qui. Ah, ok, va bene. Ok, ne sto raccogliendo un bel po'. Sì, spero che il gioco non sia tutto qui, perché sennò è un po' noioso, eh. Che ne dite voi? Cosa c'è qui? Oh, che carino. Vai, vai, prendi, prendi, coniglio Lola. Perfetto. Ho fatto 256 soldi. Adesso Lola, vai a prendere questi qua. E noi guardiamo che cosa troviamo intorno qua. Make Golden Pet. Cosa sarà? Una specie di cosa neon. Vedete, 5 pet ne fanno diventare uno d'oro, che potrebbe essere questi qua che abbiamo visto. Poi
Devo andare a prendere i cosi. Qua c'è una USA 8 pet. Ah, forse puoi tra virgolette vendere i pet e ottenere 350 di questi. Non so, vediamo se premo. Vuoi acquistare 8 pet a 350 Robux? No, però non voglio acquistare niente. Voglio capire un po' come funziona. Bravo, coniglietto! Bravo! Proseguiamo, andiamo avanti. Qua sono cose chiuse. VIP only. Sapete che io faccio VIP, quindi potrei fare il VIP in uno dei prossimi video. Ah, ecco perché era 2x. Perché c'è l'evento che prendo il doppio dei soldi. Ah, abbiamo iniziato allora in un momento giusto del gioco. Ci sta. Poi, questo che cos'è? Auto setting, teleport. Ah, posso spostarmi. Allora, facciamo finire questi soldini. E poi ci spostiamo. Possiamo andare allo shop. Mi costa 25.000 diamanti per sbloccare il teleport. Ne ho 21, non posso farlo. È successo qualcosa. Nice, grazie. Ah, posso comprare il primo uovo? Allora non voglio assolutamente aspettare. 680. Cavolo, io volevo comprare già quello da 1000. Proviamo a comprare questo qua. È 300 coins, no 600, quindi direi sì. Ah, si apre subito. Ma no, ma che sfiga! Sfiga vi ricordo che vuol dire sfortuna, non è una parolaccia. Due coniglie mi seguono tutte. Ma no, ma raga, ma non possono seguirmi 100.000 cose. Ma adesso quindi posso fare, diciamo, posso far sbloccare i soldi a entrambi i conigli? Vediamo. O uno guarda e basta. Ah no, che figo! Uno fa da una parte e uno fa dall'altra. Quindi se io sblocco tre pet, loro mi dovrebbero fare la stessa cosa. Proviamo. Vado a comprarne un altro, eh. Aspettate, aspettate. State. Eccoci qui, compro un altro visto che ho abbastanza soldi, sperando che mi esca un bel panda o un gattino. Vabbè, va bene, un gattino. Quindi se adesso io mando qua il gattino, ok. Oh, mi sono persa un... Ah, l'ho trovato. Un cosino. Ok, quindi questo qua per ora è il gioco. Raccogliere pet, cioè raccogliere soldini e comprare pet, che tra l'altro vedo che sono infiniti pet, sono tantissimi. Qua c'è un tabellone, andiamo a vedere che cos'è questo tabellone. Top player nel mondo. Oh, questo sono io con 6. 6, io in realtà ne ho 3. Non so perché me da 6. Sono un genio 8, Antonietto 137. 35 milioni. Scusa, ma non penso che questo tipo abbia 35 milioni di pet che lo seguono. Bonus! Wow, ma guardate quanti! Quando sono tanti pet riescono a sbloccarmi tantissime cose, cioè tantissimi soldini. Adesso io sblocco ancora un po' e voglio andare a prendere. Sì, 1000! Raga, 1000, 1000, 1000, 1000! E poi me ne restano 1000. Per andare di là mi servono 10.000 soldi. E allora io cosa sto aspettando? Ho una missione, devo raccogliere altre 500 cose. Quindi tu ne fai uno, tu ne fai uno, tu ne fai uno. E io intanto raccolgo anche questi e vado a prendere l'uovo da 1000. 1000! Visto che ho 1500. Ah, mi dice che sono un hub al 7%. Vai. Qua sicuramente mi esce un pet che non ho. Speriamo quello super raro, da 0,23. Un piggy, quanto carino il piggy. Che va quanta percentuale? Il 38, ovviamente. Io sono quella sempre sfortunata. Ma ci sta, dai, ci sta. Raccogliamo anche tutti questi qua. Bravi, i miei miciotti, animalotti che fanno, che prendono i soldi. Andrei a far prendere i mucchi, quelli grandi. Tipo questo qua è grande, quindi vai. Questo è grande e questo è grande. Ma adesso ne ho quattro, quindi ho quattro pet che mi seguono. Sì. Ma questa persona qua può raccogliere i miei pet, cioè scusate, i miei soldi, o soltanto io li posso raccogliere? No, solo io perché gli è passato sopra e non li ha presi. Tra poco faccio una missione, guardate. 455 di 500. Anche questi qua mi sa che sono miei. Orbs completata, grazie. Adesso dobbiamo arrivare a 10.000 per andare da quella parte di livello. Va bene, dai, lo faremo. Ma qua ci sono pet soli, poveri. Ah no, è di quel tipo lì. Mi è venuto 4 max. Ah, forse 4 è il massimo di pet che puoi portarti in giro? Che dite? Non mi puoi rubare i miei soldi, eh. T'ho visto che volevi rubarmi i soldi. Vuoi uscire, Salemotto? Che strage, ragazzi! Tutti i miei, dai che arrivo a 10.000 velocemente. Sono quasi a metà. Ah, ma quindi io posso metterli anche tutti qui. Così faccio prima. Ci ho messo tutti i quattro miei. No, tre miei. No, quattro miei, esatto. Così si fa molto prima. Proviamo uno, due, tre, quattro. 6.007. Dai, dobbiamo arrivare a 10.000. Bonus. Vai, uno, due, tre, quattro.
Sto ferma qui così almeno i soldi mi rimbalzano direttamente addosso. Ma che sfortuna, questo server sta chiudendo, rilogga. Ok. Allora, vediamo che adesso ho riloggato, ho sempre i miei 4 pet che mi seguono. Sì, siamo 8.500, manca poco, eh. Oh, ma qua vedo dei regali in giro però. Aspettate, prima non li avevo visti. Voglio subito provare a vedere cos'è il regalo. Magari mi dà più soldi, ci mette più tempo forse. E questi blu? Non avevo visto questi blu. Raga, fatto, guardate, 10.000. Voglio andare a provare anche questi diamanti qui. Forse non ero arrivata abbastanza in qua, non li avevo visti. Perché per arrivare a 15.000 per il teletrasporto ovviamente mi servono i diamanti. Beh, non ne ho fatti tantissimi però, posso dirlo. Proviamo a vedere. Premi per sbloccare, 10.000 ce li ho. E quindi andiamo a comprare. Vuoi comprare 10.000? Yes. Ah, sono soldi diversi? Vedete? Ma io voglio capire una cosa. Se prendo pet che costano di più, fanno prima prendere i soldi? Allora, intanto vado a farmi un giretto qua e controllo. Devo vedere anche cosa sono queste cassaforti, questi bauli. Upgrade? Di che cosa upgrade? Posso upgradare i miei pet? Facendo che cosa? Spiegatemi un po', signori. Player speed. Non lo so. Proviamo a portarci pet. Andiamo a prendere tutte le cosine qua, tutti i soldini, che ci mettono un po' in questa parte, cioè questa area. Cioè, guardate quanto mi sta facendo, 4.000 ancora con lo stesso mucchio. Dai che abbiamo finito, dai che abbiamo finito. Eccoci qua. Allora, proviamo a vedere se succede qualcosa se porto l'iPad. Non mi rubare la piattaforma, signora! Upgrade. Premo qua. Ah, ok, con 500 ora forse vado più veloce. Devo fare tutte quelle queste lì. Ok, ho capito. Adesso vado a provare a prendere un altro pet. Ho 6.000, quindi posso prendere cos'era? Coda 3.000? Ecco, se io in questo caso, sbaglio sempre, avessi il teleport farei shop, però non ho 25.000, quindi devo andare a piedi. A piedi, se noleggiassi l'overboard? 250, vabbè dai, per 250 li acquisto. Tanto un po' di Robux. Come si fa a mettere? Guardate quanto volo! Va bene, sono stati dei Robux presi bene. Perfetto. Premo Q così lo mando via. Ah, mi si sono sbloccate le uova nuove! Che pet! Ma quanti pet ci sono? Ci sono tutti i pet e poi li vedo anche d'oro. Cioè, sono praticamente fatti tutti con anche il d'oro. Allora, andiamo in ordine. Ci mancava quello da 2000... No, d'oro non mi piacciono. Intanto iniziamo a prendere quelli. 4.500, prendiamo uno di questi. Yes. Un uovo noce. Oh, che bella la scimmia, l'adoro. E adesso però che ho max pet 1, se io volessi utilizzare la scimmia, devo togliere... Togliamo un bunny e mettiamo la scimmia. Ce li ho! Riprendiamo l'overboard. Wee-hoo! Andiamo a provare a vedere un regalo gigante. I miei pet arriveranno con calma, 1, 2, 3, 4. Questo mi dà 100.000. Ma 100.000 che cosa? Cioè, questi qua mi davano, non mi diceva quanto. Aspettiamo. Ho un bel po' da aspettare, Guardate, metterà 10 minuti probabilmente. Ma intanto che i miei pet fanno, faccio un giretto. Vediamo se posso fare qualche altra missione. Pet speed, 7.50, sì! Oh, così fanno più veloci i pet. Orbs rich, la raccolta di queste orbs, che non ho capito cosa sono le palline. La forza dei pet. Ok, devo fare tutte queste belle missioni qui. E quindi devo sbloccare anche dei cristallini. Qua siamo solo al 96. Vai, vai, sbloccate, sbloccate, sbloccate. Bravi, bravi. Magari potevo prendere, cioè iniziare da uno di quelli più piccoli, però vabbè, dai. 75.000 per sbloccare i prossimi. Vediamo cosa si vede. Non si vede ancora niente. Ma, scusate, provo ad andare a fare una shoppina, una shoppatina. Sapete che io sono una shoppona. Però è normale, per fare i video mi serve questa cosa. Vediamo qua che cosa c'è. Questo è un... Ah, ok, questo... Oddio, quanti sono? Oh mio Dio. Queste qua sono la connessione dei pet. Non ho ricompense. Questa è la banca. 15 pet. Ah, ma ho capito. Al posto che 4 io posso averne 15. Ok, mi costa 1.800. E poi, vabbè, altri pet a pagamento. Vabbè, ci sta. Triple uova. Apri 3 uova al posto di 1. Il VIP. Mythical, ci sono un sacco di cose che potrei fare. Mi direte voi che cosa mi conviene fare nel prossimo video, quindi scrivetemi tutto. Qua siamo sulla 90.000, ragazzi. E mentre i miei pet continuano a far cose, allora io vi chiedo, mi fermo un attimo qui.
raccolgo tutto e vi chiedo se nei commenti potete scrivermi se conoscete questo gioco, come si gioca, come funziona e se vi è piaciuto, che volete un altro episodio che proverò a farlo. Detto questo, io aspetto i vostri consigli, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo domani con il prossimo video. E se vi piace, scrivetemi anche perché vi piace, se volete un episodio a settimana, se ne volete due, o invece se non vi piace, che io cambio gioco. Ciao amori grandi, vi voglio tanto 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 bene. Ciao!